un solo passo, quindi una sola vittoria dall'Olimpo di Pokémon Unite, ovvero il grado Master nelle Ranked. Benvenuti a mio ombre in un nuovo video su Pokémon Unite. Ormai è già da qualche giorno che mi sono dovuto e ho più che altro, in realtà, voluto fermarmi a Ultra Classe 5 con 3 rombi e quindi ad una sola vittoria dal rango più ambito, ovvero il rango Master, la Masterling, insomma, oltre a quella non c'è nulla. Si può solo continuare a vincere per scalare la classifica, sì, con i vari punteggi, ma non c'è nulla oltre la Master. E dicevo, perché mi sono voluto fermare? Perché volevo, naturalmente, registrarvi questo contenuto per portarvelo sul canale, quindi il momento esatto in cui riuscirò a salire a Master, l'ho detta, perché qui va anche un po' di fortuna, visto che non ho un gruppo di amici fidato con il quale giocare. Io gioco con persone randomiche, quindi è stato molto difficile arrivare fino a questo punto. In realtà, da Ultra 1 fino a 5... neanche troppo difficile. C'è stato un momento, ed è stato il momento peggiore, in cui stavo per salire a Veteran 2 e da lì ho iniziato a perdere una serie consecutive, è una roba allucinante, fino ad arrivare ad Expert 3 addirittura. È stato un incubo, ragazzi, pensavo di quittare il gioco, vabbè. Comunque sono riuscito a risalire, dopodiché, ripeto, da Veteran 1-2 fino a Ultra, boh, stranamente non è stata così difficile, sarò stato anche fortunato e quindi dobbiamo assolutamente essere fortunati anche in questa partita. Incrociamo le dita, incrociatele anche per me, perché oggi si scrive la storia. Let's go! Ready. Ci siamo. E voi vi chiederete, quale Pokémon utilizzerai Shadow? Bella domanda. Generalmente faccio scegliere agli altri. Cioè io prendo il Pokémon che serve in quel team, che serve in quel momento. È chiaro, non ho tutti i Pokémon a disposizione. Non sono bravo con tutti i Pokémon. Ce ne sono alcuni con cui vado meglio. Generalmente prendo un Defender. O Slowbro o Snorlax. Io andrei con Slowbro, se me lo consentono. Ok, vedo che nessun altro prende un tank, quindi vado con Slowbro, direi sì. O tank, insomma, tank, dai, diciamola meglio, via. Tank un po' italianizzato, fa schifo. Ok, allora abbiamo Wiltaff, non male, Ninetales, Cinderace, non Venusaur, ti prego. No, Venusaur, no. Ok, è stato buffato un pochettino, però no, Venusaur. È un po' un comodino. Ma ok, Cinderace, Jungler. Io dove vado? Non l'ho specificato. Mi sembra abbastanza ovvio. Ok, vai, speriamo bene. È da un po' di partite che non gioco Slowbro, in effetti. Eccoci qua. 10 minuti. Dai, di puro divertimento, ma dobbiamo vincere, cioè non me ne frega niente di divertirmi. Posso anche non divertirmi, questa volta voglio solo vincere, giuro. Ok, ora prendi pure tutti i Pokémon. Mi auguro che abbiate visto i miei video, quelli sugli errori da non fare. In questo caso non devo rubare Exp al mio attacker qua. Cacchio, ce l'hanno fregato, vabbè. Non siamo stati reattivi. Almeno questo però prendilo, veloce. Poi abbiamo questo, anche qua. Muoviti. E che nervoso quando ti fregano quel Pokémon lì nel mezzo. Ma sono stati più bravi loro in questo caso. Nulla da dire. Ok. Ok. Attendiamo, attendiamo altri Pokémon. Devo imparare Surf il prima possibile. È difficile, non potendo far fuori direttamente i Pokémon. Cioè, non potendo, non volendo più che altro. Però è bene che sali tu, Mizuno. Devi salire tu. Devi fare danni, anche se qua la vedo brutta, con Snorlax. Però ci si prova. Qui adesso prendo un po' di Exp anch'io, se permetti, perché dobbiamo rubarla.
Cramorant. Non ha seguito Bulbasaur. Vabbè, fa niente. Questo prendiamolo. No, non andare indietro. Ok. Questo te l'ho fregato, amico. Ma adesso con Surf ti posso aiutare di più. Vai. Più che altro avevo anche paura arrivassero gli altri, perché lì si è sempre a rischio. Qua. Sotto come vanno? Speriamo che resistano, anche perché tra un minutino arriva Dreadnought e dobbiamo farlo, ovviamente. Lo Snorlax rischia? Ci ha provato. Occhio però. Cramorant fa un pozzo di danni. Via. Indietreggia. Ma speriamo bene con Venusaur. Sono un po' titubante. Non lo so chi l'ha presa. Chi ha presa l'Exp. Sarebbe Snorlax qua. Vabbè. Allora, io, amico, devo andare giù. Vai tu? Vuoi che stia io qua sopra? Vediamo un po' come si comportano gli altri. Siamo già in ritardo comunque per giù. Qui c'è Cramorant. Ok, è rimasto su. Meglio così. Però va giù Snorlax, ovviamente. Nei consigli che avevo dato, avevo detto anche di eventualmente lasciare scoperta la top lane, ma non sempre, cioè non è sempre necessario. In questo caso preferisco rimanere qua, sperando che riescano a tirare giù Dreadnought. Qui purtroppo io sono abbastanza impotente da qua. Bravissimi, dai. Ora non fatevelo rubare però. Ma lo stanno facendo? No, credo ancora no. No. Non l'hanno iniziato ad attaccare, va bene. Allora aspettiamo Rotom. Intanto è stato un pochettino colpito, insomma, da Cramorant. Purtroppo hanno nerfato Slowbro, Hanno nerfato. Infatti adesso con Surf immobilizza, insomma, di meno. Mi pare che dopo, quando vado a potenziare ulteriormente Surf, riprenda praticamente gli stessi buff che aveva una volta. Ma per il momento è così. Tanto mi piglio questi, ok. Occhio però, Shadow, torna indietro. Aia. Siamo messi male di sotto. Che scatole. Qui rimaniamo in stallo, perché nessuno attacca Rotom. Facciamo un po' di exp intanto, eh. Ce la fanno giù sotto? Sembrerebbe di sì per il momento. Potrei anche andarmene giù. No, in realtà no. Preso. Volevi fregarlo, ma invece no. Sa che ti ho preso anche questo, amico mio. Si va per dire, amico. Grandi. Ok, ci siamo. Adesso qualcuno venga qua. Dobbiamo fare Rotom. Venite però. Non l'ho preso, non ce l'ho fatta. Non c'è nessuno qua. Non ce l'ho fatta a fregarlo. Spostati. Tengo io. Era meglio se andavo di sotto? Beh, in realtà in questo caso abbiamo fatto lo stesso, quindi. Cavolo. Ho giocato male io qui. Mi hanno fatto un pozzo di danni.
Cramorant, ragazzi, è impressionante. Cioè, se lo lasciano attaccare così è finita. C'hanno tra Cramorant e Gardevoir, c'hanno dei degli AOE che fanno paura. Non sono stati abbastanza veloci a venire su, purtroppo. Qua su non abbiamo segnato neanche un punto ancora. Sì, vabbè, gli 8 punti all'inizio. E io lo tengo su, ma... Grande, 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 grande. Mi ha rubato la Berry. Buono qui. Adesso però stanno sfondando di sotto. O una o l'altra. Ok. Ritorna Dreadnought, questa volta vado giù. Questa volta ci vado, eh. Non ci arriviamo, mi sa. Dubito. Che scatole sto Snorlax, mamma mia. Ma incredibile. Ma Venusaur? Che l'avevo... L'avevo blastato all'inizio. No, vabbè. Grandissimo. No, 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 qui è meglio tornare indietro, amici. Tornate indietro, tornate indietro. Tra gli errori più comuni, pushare subito dopo aver fatto Dreadnought. Qua. Inutile, perché resuscitano subito. Non c'è nessuno qua, eh? No. Va bene. Sì, ma perché non vede nessuno qui? Grazie, amici. Grazie, Ninetales. Top. Perché sta fermo? Cioè, vabbè, almeno un attacchino poteva anche tirarlo giusto per aiutarmi, ma... Va bene, allora, sto facendo schifo io, ma veramente schifo. Se vinciamo mi va bene lo stesso. Cioè, chi se ne frega, onestamente parlando, eh. Ho dovuto usare anche la Unite così potevo evitare, perché tanto sarei morto comunque, come avete visto. Ma va bene, si stanno comportando bene, vedo. No! Ho surfato male. Dai, amnesia, amnesia. Vado fuori, fuori. Telecinesi, scusate, no, amnesia. Io ho avuto l'amnesia. Via. C'è qualcuno ancora in vita di loro? Non è che arriva e... No, non arriva niente. Sto Venusaur, ragazzi, ha fatto tutto. Dreadnought. Zapdos. Ci arriviamo alla base? Non lo so. Proviamo. Arrivo. Oh yes. Tu stai fermo. Ok. Via via. Mettiamo tutto. Ragazzi, è andato. È andato. È andato e si sale. E si sale. Master. Sì. Che bello. Quanto sono felice. Oh, per una volta ho trovato dei compagni validi anch'io. Cioè no, per una volta no, perché sono arrivato fino a qui grazie ai miei compagni. Quindi è successo più di una volta. Intendevo, una volta che faccio schifo io, sono stati bravi gli altri. Quindi onore al merito. Bravi. Siamo in Master.